Ciao a tutti, ben ritrovati. Siamo sempre qui all'Ex Fatto con la nostra diretta streaming. Io sono diventata la Valletta, nonché presentatrice ufficiale. E ad ogni presentazione cerco di presentare meglio. Senza cambio d'abito. No, domani mi cambio una volta al giorno perché siamo qui dalla mattina alla sera. È tutto molto concentrato, quindi non posso andare a casa a cambiarmi. Sono stata anche in aeroporto ad accompagnare, insomma, così viaggi. Allora, siamo qui con Anna Damiani, che siamo sul personale, ok? Io l'ho conosciuta come la curatrice della compagnia MK. Ti ho conosciuta per questo. Ho voluto che fosse qui anche per questo, insomma, per questo motivo, perché allora, lei lavora per Zete, ma adesso ha lavorato per PAV, che appunto è questa, non si può definire su questa piattaforma? PAV è una piccola società che si occupa di cura e organizzazione di progetti artistici, prevalentemente di spettacolo dal vivo, quindi sia diciamo, nei confronti di artisti o di compagnie, ma anche di istituzioni. Ci sono state nel tempo delle istituzioni che hanno chiesto a PAV di curare dei progetti e quindi li abbiamo presi in carico, sviluppati e appunto curati. Ok, allora Anna è qui. Tra l'altro voi dopodomani incontrerete Francesca Corona, che è stata una collega fino a 2 anni fa, in realtà lo è ancora, perché comunque la mia collaborazione con PAV, diciamo, anche se non è più a tutto tondo, ma la cura che diciamo, porto avanti per la compagnia MK è nata all'interno di PAV e quindi in qualche modo siamo ancora vicini, insomma, ancora in stretta relazione. Sì, quindi il seminario che sta per iniziare verterà su aspetti strategici, amministrativi, puntuali, su quelle cose tecniche che è importantissimo sapere. Abbiamo ritenuto di avere un momento più specifico, però il fatto che sia lei qui per me a parlare di questo è per me molto significativo, perché mi interessava, ci interessava, non capivo che la prassi è questa, però tu che con questa prassi, che hai lavorato e lavori ancora con un gruppo che fa un lavoro così particolare ed è riuscita a fermarsi con delle idee così particolari che non ci avrebbe scommesso nessuno, gente senza formazione, sai, ieri si parlava della formazione, l'importanza della formazione, non uscirsene dal nulla. Questo per me, insomma, rimane un punto di riferimento d'eccellenza sull'aver inventato qualcosa, aver detto qualcosa, cioè aver inventato qualcosa e essere arrivati soprattutto ad un livello molto alto per il tipo di lavoro. Questo secondo me è molto bello, è quello a cui bisognerebbe ambire, a me per quanto mi riguarda è una cosa molto importante, quindi vediamo un po' di capire, chissà se c'è qualcosa di capire, magari sono flash ecco, che ci siamo fatti noi, appunto. Però appunto, sono domande, quindi vi vale domande. Infatti, allora, non vi nascondo l'emozione perché appunto sento una grande responsabilità, no? Quella di riuscire a dare delle informazioni tecniche, tra l'altro in così poco tempo, che possano veramente poi essere utili, quindi non so se effettivamente sarò in grado di farlo e di darvi le risposte che vi aspettate. E, mentre appunto pensavo negli ultimi giorni, quando Isabella ci ha confermato infine, perché se ne parla da maggio, ma diciamo che fino a 15 giorni fa non si sapeva se lo avremmo fatto o meno questo percorso insieme, mi sono chiesta come impostare, cosa dire, cosa. E la prima cosa che mi è venuta in mente era quella appunto di dire: beh, ascoltiamo chi sono i famosi utenti, no? In questo caso siete voi, ma mi ci sono messa anche io, se non fino in fondo oggi,
nella posizione di utente. Ascoltiamo le persone che arriveranno e cerchiamo di capire quali risposte dare ad ognuno di loro, al punto che appunto 20 giorni fa le ho detto forse sarebbe interessante strutturarlo proprio come seminario, nel senso che ognuno di loro avrà magari un'idea, un progetto sul quale magari focalizzare l'attenzione e le energie per dare delle risposte adeguate ad ogni singolo progetto o idea, soltanto idea che. E quindi avevo pensato appunto di dare una piccola struttura a queste 3 ore, chiedendo prima a voi di farmi capire chi siete, da dove venite, eccetera, eccetera, e Filippo mi ha gestito la prima parte. No, 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 è stato fantastico perché proprio ha fatto quello che diciamo, forse io non sarei stata in grado di fare così bene, insomma, di tirare fuori, no, le motivazioni che ci spingono a fare questo mestiere, perché anche io che faccio l'organizzatrice cioè perlomeno diciamo, quando adesso ho 48 anni e quando a 30 anni ho deciso che sarei passata dall'altra parte del palcoscenico, l'ho fatto con delle motivazioni ben precise. Anche per, cioè, racconto questo perché appunto non sono stata in grado di scrivere lì le cose che, anche perché 40 anni di vita in poche righe non è facile, però anche io ho avuto una formazione artistica, da ragazzo ho frequentato l'Accademia Nazionale di Danza, poi volevo continuare nel settore appunto della danza, ma in Italia parliamo degli anni 80, diciamo, non volevo continuare sicuramente nell'ambito classico del balletto, eccetera, cercavo delle esperienze diverse, quindi ho avuto la fortuna di andare all'estero a lavorare, dopodiché sono tornata in Italia, ho fatto una scuola di formazione per attori, durante la quale ho capito che, diciamo, a me il teatro di prosa, diciamo, mi è servita per capire che non volevo fare l'attrice. Però invece, in quegli anni, parliamo degli anni, dei primi anni 90, della prima metà degli anni 90, cioè, mi sono trovata sempre circondata da molti insomma, aspiranti attori, aspiranti artisti che volevano realizzare i propri progetti e non riuscivano mai a portarli a termine, non riuscivano, userò un termine che non vi farà un po' schifo, metterli a reddito in qualche modo, cioè valorizzare e appunto farli poi renderli monetizzabili, insomma. E quindi la mia motivazione è nata soprattutto da quel punto di vista, cioè da questa cosa, cioè accogliere un progetto, accogliere un artista e riuscire a curarlo e a portarlo avanti e farlo crescere, insomma. Nelle situazioni più disparate, perché quando per esempio adesso gli MK sono arrivati a PAV nel 2008, quindi parliamo di 5 anni abbondanti, e cercavano qualcuno che distribuisse i loro spettacoli. E durante tutta la mia esperienza a PAV, quella è stata la richiesta che veniva, diciamo, al 99% veniva fatta dagli artisti e dalle compagnie, distribuire, 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 vendere. Vendere, vendere, vendere. Cosa che inizialmente a PAV, diciamo, noi d'ufficio dicevamo no, non lo facciamo perché il mercato non esiste, perché è un lavoro ingrato, perché è un lavoro che non rende, eccetera, eccetera.
E quindi all'interno di PAV è iniziata una riflessione come appunto riuscire a offrire un servizio agli artisti e alle compagnie che potesse essere loro utile, anche se diciamo, non fosse soltanto canalizzato nella distribuzione e nella vendita. E ne abbiamo pensate di tutti i colori, chiaramente, quindi diciamo, ecco. Quindi, bene, le mie motivazioni sono quelle, queste, e continuano ad essere queste, anche oggi che diciamo, sono 2 anni che lavoro all'interno della più grande azienda culturale pubblica della città, che è Zetema Progetto Cultura, diciamo, continuano, e lì svolgo un lavoro che è simile, ma in realtà ha proprio tutta un'altra funzione. Continuano ad essere le stesse e diciamo, questo tempo che tu ti sei preso per porci no, questa domanda e poi sollecitare queste risposte conferma che c'è una enorme esigenza di riuscire a far crescere le proposte degli artisti, dargli un valore che poi sì. Manifesta nel tempo, inevitabilmente. Ecco, diciamo, questo è un po'. Non so se ho dato anche delle risposte a tutte le, insomma, alle tue domande. Poi un'altra riflessione che appunto insomma, mi ha stimolato in questi ultimi 20 giorni. Perché Isabella ha definito appunto le strategie tecniche amministrative proprio per diciamo, i progetti performativi. Faccio più. Ok, dove performativo ci intendevamo sulla particolarità del progetto, non fosse il teatro di prosa, diciamo, in modo molto generico, tendendo proprio. Vabbè, io rifletti, rifletti, pensa, pensa, mi sono ricordata di una frase che avevo letto tempo addietro, di insomma, facciamo una citazione colta di Marco Gé che definisce. Cos'è la performance? Mo la leggiamo, è brevissima, cioè una riga e mezzo. Lui dice: la performance è uno spettacolo nel quale l'oggetto, cioè lo spettacolo e la sua creazione si confondono, si producono simultaneamente. E quindi ho cercato di dire ok, allora se la performance è qualcosa che si produce simultaneamente a quando uno la crea, allora è sicuramente diversa dal progetto di produzione di uno spettacolo, che sia di danza, che sia di prosa, che sia di teatro contemporaneo, che invece prevede comunque una fase di preparazione, no? Cioè la preparo, faccio le prove, arrivo al risultato che nel bene o nel male è un prodotto. Infatti parliamo di produzione, è un prodotto, dopodiché questo prodotto io devo riuscire da un certo momento in poi a appunto venderlo e a piazzarlo sul famoso mercato che non esiste. E in realtà, secondo me, diciamo, io quello che sto vedendo negli ultimi mesi, negli ultimi anni, è che tanti progetti performativi di fatto hanno previsto una fase di concezione, di ideazione e di preparazione.
Quindi anche quando parliamo di performance c'è una fase precedente che conduce poi al momento in cui viene rappresentata. Dopodiché questa performance si ferma lì oppure è qualcosa che possiamo ripetere, che vogliamo, che desideriamo che possa, no, essere ripresa, ripetuta e quindi essere messa, essere valorizzata, cioè produrre un valore, no? Essere messa a reddito in qualche modo. Secondo voi? Cioè, cambia il contesto di allestimento? Cioè, cambia il set. Ma E poi comunque o l'hai cambia il pubblico. pensata, l'hai ideata, l'hai preparata, anche se magari non sei stato 15 giorni a fare le prove a tavolino, 20 giorni in piedi a fare le prove, tu entri qui, tu esci lì, no? Dillo un po' così, dillo là, la luce è qui, la luce è là, però alla fine comunque una preparazione anche altra rispetto a quello che è la produzione teatrale, alla fine c'è, quindi Quindi è possibile Secondo riprodurre. me, L'importante è che ci siano le precondizioni, cioè appunto altri, qui faccio un esempio, se per una performance una compagnia o un artista, un performer ci mette 15 giorni per realizzarla, idearla e allestirla in uno spazio X, nel momento in cui lui abbia lo stesso tempo e le stesse condizioni, magari non so, economiche, non lo so, per riprodurla in un altro contesto Y, non vedo perché non si possa fare, o no? Certo, sì, infatti, quindi per me poi io penso che le due cose in qualche modo E quindi coincidano. Diventa diventa comunque una produzione. diventa si può mettere a reddito. Si può mettere a reddito, chiaramente, poi dipende appunto da quello che è il progetto artistico in sé, che viene, che si sceglie di realizzare, che si sceglie di produrre e quindi, diciamo, sostanzialmente il processo creativo e produttivo è analogo, lo possiamo, diciamo, in tutto sommato equiparare. Allora, spesso appunto quando incontro gli artisti e appunto mi viene chiesto di aiutare a sostenere e di aiutare il processo produttivo perché sia sostenibile economicamente, mi rendo conto che mi sono resa conto, così l'esperienza mi ha insegnato, che molto spesso c'è molta poca consapevolezza da parte degli artisti, di quelli che sono, tra virgolette, la propria funzione, i propri diritti e i propri doveri. Innanzitutto, quando un artista intende, e queste cose le ha in qualche modo anche Filippo le ha anche messe, ce le ha buttate lì, no? Ci ha dato delle cose, ha detto: ma allora io divento, non ha usato questa parola, però io sono autonomo, hai detto a un certo punto, io mi sto lavoro per me e no, diciamo, non, devo creare qualcosa per me, no? Sì, Allora, quando, esatto, no? Questa cosa che hai detto,
a me ha fatto subito pensare che nel momento in cui un artista vuole realizzare il proprio progetto diventa un imprenditore, come l'imprenditore che decide di, che ne so, costruire gli aeroplani piuttosto che un'altra cosa, o il produttore di olio, eccetera, eccetera. Quindi si diventa degli imprenditori, e quindi si diventa datori di lavoro, e si diventa in qualche modo dei commercianti, ecco. Ma c'è di più, secondo me, cioè nel momento in cui io decido di produrre il mio lavoro, divento anche l'editore del mio progetto. Cioè, la funzione del produttore è equiparabile alla funzione dell'editore, no? L'editore o il produttore del film sono quelle figure che poi acquistano i diritti di rappresentazione di quella opera che è uscita dalla testa dell'ingegno di qualcuno e la deve mettere appunto a reddito, la deve valorizzare, altrimenti diciamo, una volta che ha investito, se non ha chiaro come, prima di iniziare, come la metterà a reddito, chiaramente quel lavoro si disperde, quelle energie, quelle economie, quelle finanze si disperdono completamente. Quindi, secondo me, ora poi mi ha fatto pensare, ma ieri hai detto che l'intervento di Antonella ieri tendeva quasi a scoraggiare, no? Però effettivamente, diciamo, ci deve essere da parte degli artisti una sorta di, sembra una parola brutta, ma non me ne viene, un po' di autocensura, nel senso di dire ok, questa idea è bella, questa idea sono motivatissima a portarla avanti, eccetera, eccetera, ma quale valore riesco ad attribuirgli a questa idea? E se non riesco ad attribuirgli un valore, io come faccio poi a ricavare valore da questa idea? E quindi delle volte bisogna, come dire, scegliere fra le varie opportunità o i desideri che abbiamo e selezionarli e restringere enormemente il campo e focalizzarsi probabilmente su una cosa. Tu hai raccontato, per esempio, che negli ultimi anni hai addirittura fatto 6 produzioni, cioè niente di più antieconomico che produrre, produrre, produrre senza avere un'idea chiara, ma anche non chiara, ma minima, di quale sviluppo debbano avere queste produzioni. Quindi bisogna molto interrogarsi su questo. Allora, la prima cosa che... Allora, chiaramente è un lavoro complesso, no? Diciamo, nel senso che la prima cosa è valutare quali sono le esigenze economiche che occorrono per arrivare a, appunto, quello che una volta si fa il debutto, no? Per una performance probabilmente non si parla mai di un prodotto finito, ma comunque nel teatro contemporaneo non c'è mai un prodotto finito, perché vi posso dire, per esempio, con MK, cioè si fa il debutto di uno spettacolo, ma lo spettacolo continua a essere rimesso in prova, pure per la seconda, per la terza, per la decima replica, per la quindicesima, perché il progetto evolve, perché si fanno nuovi incontri, eccetera, eccetera. Quindi
quasi non c'è mai la fine del lavoro, no? Del processo creativo, però è chiaro che poi a un certo momento uno se lo deve anche un po' fissare così meccanicamente o astrattamente. Allora, valutiamo quali sono le esigenze economiche che mi portano dal momento in cui mi è venuta l'idea al momento in cui questa idea l'ho realizzata e ho confezionato questo prodotto. E quindi lì, diciamo, bisogna valutare tutti i costi appunto, delle risorse umane, tutte le persone che occorrono per arrivare a questo di cui abbiamo bisogno, tutte le collaborazioni delle quali abbiamo bisogno per arrivare a questo prodotto, no? Forse sembrerà ovvio, quindi, però voglio dire, c'è chi fa l'attore, c'è chi fa il tecnico, c'è chi fa l'amministrazione, chi fa il collaboratore alla regia, chi fa le musiche, chi fa altre cose, eccetera, eccetera. Quindi tutte le funzioni, tutti i ruoli dei quali abbiamo bisogno e valutarne i costi, tenendo presente che appunto diciamo, in un mondo non, diciamo, che vive nella diciamo, legalità così, prevedono chiaramente dei costi importanti dal punto di vista dei contributi e dal punto di vista degli oneri, delle tasse che vanno pagate. Tu hai raccontato che appunto nella tua esperienza sei stata messa molto chiaramente di fronte al fatto che esiste l'EMPALS, che quando si prende una paga, il lavoratore paga la sua quota di contributi e paga la sua quota di tasse, e che quindi se qualcuno ti scrive nel contratto che ti dà anche il minimo sindacale, tu non prenderai la cifra che vedi lì, ma prenderai una cifra al netto degli oneri a carico del lavoratore, al netto delle tasse che vengono pagate, e che l'imprenditore, cioè che è il datore di lavoro, paga la sua quota di contributi e paga le sue quote di tasse perché sta svolgendo un'attività produttiva, quindi ci paga l'IRAP, ci paga l'IRPEG, eccetera, eccetera, che quindi c'è questa forbice di cui sentiamo poi parlare, no? Il famoso cuneo fiscale, cioè vale anche per il mondo dello spettacolo, per far arrivare nelle tasche di una persona 50 euro, l'imprenditore ne spende 100 e 100, 110, quello che è. Quindi, diciamo, ritornando al punto di partenza, diciamo, fare bene le valutazioni economiche. Allora, di quali figure ho bisogno per arrivare a realizzare questo prodotto? Quanto mi costano tutte queste figure? Perché queste figure devono lavorare nel tempo, devono lavorare 10 giorni, 15 giorni, un mese, 3 giorni, quello che è. Quindi, diciamo, sviluppare un piano di produzione molto chiaro da questo punto di vista. Dopodiché ci sono le esigenze materiali, acquistare dei materiali che servono per fare una scena, per fare un costume, per fare un video, per fare qualsiasi cosa, e quindi stabilire dei budget che devono essere chiaramente proporzionati a quella che è l'idea artistica. Perché se ho idea di mettere in scena, non lo so, uno spettacolo con 10 attori e devo comprare 10 paia di pantaloni, dovrò valutarlo e mettere in conto esattamente, o perlomeno un budget che sia credibile rispetto a quello che è il progetto artistico, sul quale sto lavorando. E inoltre ci sono appunto anche, diciamo, nelle produzioni maggiori si può tenere conto anche di quelli che sono i costi della cessione dei diritti di ideazione di questi progetti, perché appunto abbiamo detto,
cioè quello che dicevo prima, il produttore è l'editore di quel progetto. Quindi acquisisce, diciamo, producendolo, i diritti di sfruttamento di quel lavoro, no? E quindi questi diritti di fatto li deve a sua volta acquistare dagli ideatori. Quindi, non lo so, diciamo, nelle produzioni più grandi, se c'è lo scenografo che ha ideato una scenografia di un certo tipo, gli deve essere riconosciuto da una parte il lavoro che svolge come esecutore per la realizzazione materiale di quelle scene, e dall'altra gli deve essere riconosciuto il, diciamo, il diritto d'autore sull'ideazione che ha fatto. Il rapporto tra, tecnicamente, il rapporto fra la il compenso per l'ideazione e il compenso per l'esecuzione pratica del lavoro non, è sempre che, diciamo, l'ideazione non può essere superiore al 40% e il 60% deve essere dedicato alla retribuzione del lavoro esecutivo. Perché? Anche perché c'è chiaramente sul lavoro di ideazione, io, diciamo, come imprenditore pago una quota, innanzitutto non ci sono gli oneri EMPALS, pago solamente una quota di IRPEF che è estremamente, cioè che è ridotta, nel senso che viene applicato sui diritti d'autore l'IRPEF soltanto sul 75% della retribuzione che è stata stabilita, ovvero sia, no? Se io ho deciso che ti do 1000 euro per un lavoro di ideazione, non pago la ritenuta d'acconto su 1000 euro, ma la pagherò soltanto sul 75% di questa, di questo compenso. Quindi chiaramente c'è un enorme vantaggio, perché chiaramente tra quello che viene versato nelle casse dello Stato e quello che arriva nelle tasche di una persona c'è un rapporto molto più vantaggioso rispetto invece al lavoro esecutivo, che prevede il pagamento degli oneri sociali e anche della ritenuta d'acconto, ovvero sia dell'IRPEF. Quindi il rapporto fra questi due compensi è stato stabilito che, appunto, quello per l'ideazione non può essere mai superiore al 40% del complesso del compenso globale che viene attribuito ad un collaboratore artistico. Quindi, diciamo, una volta che ho messo insieme questi costi, ho, diciamo, valutato quelli che sono i costi che mi servono per arrivare alla produzione dello spettacolo. Però, diciamo, sappiamo bene che poi i costi di produzione di uno spettacolo non si esauriscono qua, perché ogni volta che io riproduco questo spettacolo, io ho di nuovo, devo ritenere in considerazione tutta una serie di costi, che sono appunto i costi per la retribuzione degli artisti, dei tecnici che eseguono e reinterpretano il lavoro, i costi, diciamo, fissi che devo comunque gestire, che derivano dai trasporti, dai montaggi, dagli smontaggi, dal noleggio dei materiali che mi possono essere necessari per realizzare lo spettacolo, e quindi ogni volta che io intendo mettere a reddito quel valore che ho, quel prodotto che ho creato, devo considerare che ho di nuovo tutta una serie di costi che devo prendere in considerazione, altrimenti quel prodotto di fatto non c'è, non esiste. E quindi, diciamo, fatta la valutazione di quelli che sono i costi complessivi, che ci, quindi delle necessità economiche che mi occorrono per arrivare alla produzione dello spettacolo, devo tenere in considerazione anche i costi che devo sostenere per riprodurre quel progetto, quel lavoro, quello spettacolo, quella performance, e sulla base di questo cerco di capire qual è il costo che
cioè al quale, no, il costo di vendita di quel lavoro che mi consente di rientrare perlomeno dei costi che mi servono per la riproduzione che ogni dello spettacolo ogni volta che vado in scena, ma probabilmente anche di una piccola parte di rientro dei costi che ho sostenuto per la produzione. Perché altrimenti, diciamo, se sto gestendo una piccola impresa, diciamo, domani non avrò altri fondi per produrre un nuovo lavoro. Dovrò essere, se no, in grado di cercare dei finanziamenti altrove per rimettere in produzione una nuova creazione, un nuovo spettacolo. Quindi, diciamo, fatte queste valutazioni, vengo a determinare quello che è un possibile ipotetico costo di vendita del prodotto che sto immaginando di realizzare. E lì poi, diciamo, devo fare delle valutazioni. Quale possibilità ho effettivamente di piazzare sul mercato questo progetto che sto tentando di realizzare? Sapendo che se non ricavo almeno X, diciamo, sono sicuramente in perdita, perché, diciamo, devo prevedere quelli che sono i costi fissi che devo assolutamente sostenere per riprodurre quello spettacolo. Allora, se, diciamo, la mia valutazione mi porta a capire che per vendere quello spettacolo io devo richiedere, diciamo, ai miei potenziali interlocutori una cifra che questi interlocutori non potranno mai darmi, mi devo interrogare sulla fattibilità di quel progetto. Cioè, non c'è niente da fare, perché se no domani comunque avrò realizzato una cosa che non potrò collocare da nessuna parte, che magari sarà bellissima, sarà intelligentissima, sarà lo spettacolo del secolo, ma che non avrà nessuna vita reale e che non produrrà lavoro e che non produrrà valore, ma anzi produrrà soltanto una perdita, perché ho investito denaro, tempo, energie, economie e finanze e non sarò stato in grado di in realtà innescare un processo economico reale. Ok? Ecco, detto questo, interroghiamoci, è importante interrogarsi su, diciamo, fare sempre prima un piano di produzione e capire quali sono i costi e le economie che dovremo sostenere, le economie delle quali abbiamo bisogno, perché altrimenti, diciamo, non ci sarà possibilità di crescita né dal punto di vista artistico né dal punto di vista economico. Quindi spesso il lavoro che, appunto, io ho fatto negli anni purtroppo è stato anche quello, non dico di scoraggiare, ma perlomeno di rendere consapevoli gli artisti di quella che è poi la realtà dei fatti, delle esigenze economiche, e, diciamo, senza questa consapevolezza non si va veramente molto lontano, nel senso che passato l'entusiasmo giovanile si arriva alla soglia dei 30 anni che ci si chiede come posso non smettere di fare l'attore e come posso, diciamo, sostenermi sostanzialmente con il lavoro che faccio. Quindi è chiaro che diciamo, poi ci possono essere tante strategie che ma anche diverse tattiche che ognuno di noi può mettere in atto per trovare delle soluzioni. Quindi ogni volta bisogna partire veramente da un singolo progetto, da un singolo artista e capire nel concreto, perché diciamo in astratto
di cose se ne possono fare tante, però poi bisogna vedere nel particolare per dare delle risposte precise, insomma. È chiaro che poi uno all'inizio deve cercare di, una volta fatte le proprie valutazioni economiche, deve cercare di capire chi possono essere i partner che mi aiutano a sostenere questo processo economico, perché probabilmente senza quei partner io non sono in grado di portare, di arrivare a termine, quindi diciamo, e lì c'è anche una valutazione appunto di tipo progettuale, no? Che tipo di progetto sto facendo, a chi sono i potenziali portatori di interesse su questo progetto? Ci sono appunto le istituzioni, ci sono altre compagnie, ci sono altri teatri, qua, ma anche diciamo, il pubblico al quale io sto pensando di proporre questo progetto. Se non lo riesco in qualche modo a, non dico a definire, perché, però ad individuare almeno a livello generale, chiaramente non saprò neanche dove andare poi a collocare questo spettacolo o questo lavoro che ho pensato, che desidero realizzare. E quello è il lavoro più difficile poi, quello è veramente il lavoro più difficile. Come si fa a capire tutto questo? Chiaramente, ripeto, si parte molto, molto dal progetto artistico, in particolare, e chiaramente dalle relazioni che l'artista è riuscito nel suo piccolo a creare. Quindi le relazioni sono le relazioni ovviamente con diciamo, coloro che sul territorio dovrebbero svolgere la funzione di appunto produttori. Che, come dicevamo oggi con Carlo, è stato molto interessante il racconto che lui ha fatto anche per me, perché ha raccontato poi sostanzialmente che diciamo, loro svolgono questo tipo di funzione, no? Svolgono, pur non essendo quella la funzione di un festival, cioè non lo sarebbe, però la funzione del festival è quella di mostrare e di costruire un contesto nel quale vengono presentati degli spettacoli, ma non necessariamente il festival dovrebbe svolgere la funzione di produttore, la dovrebbero svolgere i teatri che sono riconosciuti per legge come appunto le istituzioni che devono produrre degli spettacoli, delle performance o quello che è. Poi purtroppo noi ci scontriamo con una realtà che è quella che è, in cui i teatri di fatto questa funzione non la svolgono soltanto guardando al loro prodotto, non al territorio e agli artisti che operano nel territorio. Diciamo, ci sono pochissime strutture che hanno svolto questa azione aprendosi ad un territorio. Quest'anno, nonostante, cioè l'anno scorso, nonostante appunto il Teatro di Roma sia fra le istituzioni più chiuse che esistono, l'Avia ha voluto, non so se ne avete sentito parlare, ha voluto realizzare un progetto che è stato chiamato perdutamente al Teatro India, nel quale ha voluto coinvolgere ben 18 fra artisti e compagnie romane, lasciando loro sostanzialmente India a disposizione per 3 mesi con delle piccole quote di finanziamento che insomma andavano su intorno ai 6.000 euro e che diciamo, hanno consentito a queste compagnie di sviluppare dei progetti in comune, separatamente, insomma, a seconda delle creatività e degli artisti che sono stati coinvolti. E
Questo è stato un po' il primo esperimento che ha fatto il Teatro di Roma di apertura al territorio, nel senso ha accolto le progettualità, tra l'altro assolutamente indefinite, perché all'inizio non si sapeva quali sarebbero stati gli esiti di questo percorso, che poi è durato più, cioè, da 4 mesi alla fine è durato. E in quel modo comunque ha sostenuto la creatività di ben 18 fra artisti e compagnie, che hanno portato poi alla fine, nel mese di dicembre dell'anno scorso, a circa un mese di rappresentazione al pubblico dei vari progetti che sono stati realizzati. In alcuni casi appunto le compagnie si sono unite, le hanno fatte insieme, in altri ognuno ha presentato il suo progetto, quello che... ogni tanto tocco questo... questi di Perdutamente? Ma li ha scelti Gabriele Lavia, esatto, essenzialmente rivolgendosi al cosiddetto teatro di ricerca, al teatro, o perlomeno a quegli artisti che si collocano appunto nell'area del contemporaneo, insomma, sia della danza che... Ma non necessariamente, perché fra queste appunto per esempio c'era la compagnia MK, che è una compagnia finanziata, ma anche compagnie di teatro ragazzi, che, come il Teatro delle Apparizioni, che invece ha sviluppato un progetto di sostenibilità economica, anche seppur minima, comunque lo ha sviluppato nel tempo, quindi non necessariamente erano compagnie che non guadagnavano. No, non ha fatto un bando. Allora, la scelta è stata fatta da Gabriele Lavia sulla base delle sue discrezionale, assolutamente discrezionale, e però ecco, sicuramente non ha prodotto gli artisti che si muovono magari maggiormente, non so, nel solco del teatro di prosa o della danza più tradizionale, se vuoi, ma ha scelto tutte quelle compagnie che si muovono nell'area romana proprio negli ambiti più estremi della creazione dei linguaggi, no? Quindi ha fatto una scelta abbastanza ardita, quindi probabilmente qualcuno lo ha consigliato in questo, insomma, perché lui non ha mai nascosto di essere poeticamente molto molto distante dal lavoro di queste compagnie, però ha fatto questa scelta, e chiaramente arbitrale, però è stata anche una scelta molto, cioè non è che ne ha scelti due, ne ha scelti tre, ha scelto ben 18 fra quelle compagnie che a Roma comunque hanno una loro storia, cioè non è che erano artisti che giovani, dei quali insomma si era appena sentito parlare, ma la maggior parte di queste compagnie avevano una storia anche decennale, se non di più, e che però si sono sempre mossi nell'ambito dei linguaggi del contemporaneo, quindi quei linguaggi, tra virgolette, che hanno difficoltà ad entrare e a essere facilmente letti da un pubblico e da uno spettatore un po' generico, no? Un po' generico, quindi è stata ben precisa la sua scelta, insomma. Questo poi, tra l'altro, ha portato ad un ulteriore passo diciamo, dopo appunto aver prodotto questo grande progetto Perdutamente, lui è passato ad una fase successiva e ha chiesto a tutte le compagnie di presentare un progetto di uno spettacolo. Le compagnie appunto erano libere di unirsi, di non unirsi, gli artisti fra di loro, cioè assolutamente non c'erano vincoli di tipo progettuale, dicendo però chiaramente che poi lui ne avrebbe potuti coprodurre soltanto 5
e che quindi in quel caso avrebbe dovuto fare un'ulteriore selezione da quei 18, e però questi spettacoli, oltre ad avere un apporto coproduttivo più importante, veniva la sua sfida, fra virgolette, era quello di programmarli all'interno di quello che è il cartellone. No, del teatro Argentina, del teatro, diciamo, quindi quello dove lui, diciamo, appunto fa i suoi pilastri alla società, eccetera, eccetera, dove sostanzialmente il teatro che è frequentato dai cosiddetti abbonati e quindi un pubblico, insomma, più veramente poco avvezzo al linguaggio contemporaneo. Anche se, diciamo, anche al teatro argentino non è che non sono, siano passati negli anni, né negli ultimi 10-15 anni, anche spettacoli di teatro contemporaneo o anche di danza pochissimo, insomma, questo. E quindi niente, ha fatto seguire al progetto Perdutamente quest'altro progetto di produzione che chiaramente ha necessariamente previsto un'ulteriore selezione perché non poteva essere per tutti. E niente. Sì, lui ne ha scelti 5. Che si sono fuse, sì, certo. Per esempio c'è un progetto di Andrea Barracco con alcuni membri della compagnia Santa Sangre. Sì, ci sono. Diciamo che vabbè, i risultati li vedremo a fine di questa stagione 2013-2014, perché alcuni progetti sono già stati presentati, come lo spettacolo di Daria De Florian e Antonio Tagliarini, e altri saranno presentati nel corso della stagione, quindi si arriverà fino a maggio sostanzialmente. Quindi chiaramente per le compagnie è un salto importantissimo. Perché si devono confrontare col famoso pubblico degli abbonati, con un teatro che fa 600 e passa posti e che quindi, diciamo, devono dare delle risposte a questo pubblico. E quindi i risultati si vedranno alla fine della stagione, quali saranno stati, insomma, magari anche semplicemente in termini numerici, no? Di quanto pubblico è venuto e l'incasso che hanno maturato, insomma. Poi diciamo, i risultati in termini di progettualità si vedranno pure non solo al termine della stagione, ma in futuro, perché in qualche modo questi sono come dei semi che vengono buttati lì, che sono stati lanciati e che i frutti non è che necessariamente li vediamo nel corso di una stagione, ma li vedremo probabilmente nel corso, non so, di diversi anni, sperando che poi questo tipo di progettualità possa comunque avere una sua continuità, perché è chiaro che se non c'è continuità, oggi c'è un bel progetto e domani si ricade nel vuoto e magari c'è un altro bel progetto da un'altra parte, quindi tutti improvvisamente facciamo così, no? Facciamo un'altra bella cosa da quest'altra parte, poi finiscono i soldi lì, allora si rispuntano da qualche altra parte e in questa, diciamo, discontinuità, di fatto le professionalità non crescono, il pubblico non cresce, il pubblico non viene neanche formato a seguire appunto gli spettacoli di teatro contemporaneo che hanno, diciamo, la necessità di una mediazione comunque con il pubblico. Allora, in parte l'AVI ha detto, quando per esempio ha fatto questa proposta, ha detto noi possiamo chiaramente contribuire
alla coproduzione, ma sicuramente non potremo sostenere interamente 5 produzioni, quindi nel momento in cui abbiamo presentato i progetti noi come MK abbiamo presentato un progetto che poi è stato selezionato, forse anche perché era l'unico, ma io non credo che sia esclusivamente per quello, perché il lavoro di Michele insomma ha una qualità abbastanza, ha una maturità eccetera, chiaramente lui ha detto sulla base dei piani di sia dei progetti artistici che dei piani di produzione che avete presentato, noi contribuiamo con una parte che magari può essere anche importante, ma che sicuramente non copre la totalità dei costi, quindi voi dovete in qualche modo già prevedere di trovare altri soggetti coproduttori di questo spettacolo e intervenire eventualmente con delle vostre risorse, altrimenti diciamo non potete pensare che il Teatro di Roma possa produrre interamente 5 spettacoli, perché le risorse non ci sono, che servono appunto per fare i pilastri della società. Un attimo passo indietro. Sì. Sì. Per vivere 4 mesi dentro India. Domanda, con 6.000 euro, no? Si una compagnia, qualsiasi compagnia, o comunque non lo so, che cosa si è riuscito a produrre con un budget di quel tipo, in 3 mesi, che cosa si fa? Allora, innanzitutto i progetti artistici in quel momento non erano assolutamente definiti, ma si sono definiti nel corso del periodo di residenza, che inizialmente è stato strutturato con dei laboratori che sono stati anche aperti all'esterno, ad un pubblico esterno, però erano anche rivolti alle altre compagnie, quindi ogni compagnia ha proposto un lavoro al quale chiunque poteva partecipare, e quindi per quasi 2 mesi e mezzo, fino diciamo ai primi tutto settembre, ci sono stati numerosi momenti di discussione degli artisti che hanno pensato, hanno proposto, hanno insieme elaborato dei contenuti che poi nel mese di ottobre si sono concretizzati appunto con un lavoro in sala al quale partecipavano chi era interessato delle altre compagnie, e poi intorno alla prima metà di novembre ha iniziato a configurarsi una possibile programmazione del mese di dicembre, in cui appunto venivano presentati degli esiti dei lavori. In alcuni casi ci sono stati quasi nessuna prova aperta, devo dire la verità. Guarda, i lavori sono stati completamente diversissimi fra loro, e pochissimi erano dei lavori frontali in cui, non so, appunto io ho proposto questa cosa, sto sul palcoscenico, di qua c'è il pubblico. C'è stato per esempio tutto il progetto Art You Lost, che di fatto era un percorso nel quale il pubblico è stato coinvolto per più di 2 mesi, venivano invitati a fare questo percorso era stato ideato da alcune compagnie e da alcuni artisti singoli individui, che poi ha portato ad un esito, cioè l'esito che noi abbiamo visto nel mese di dicembre è stato il frutto di questo percorso che è durato quasi 2 mesi, in cui il pubblico è stato invitato a fare questo percorso, e l'esito che abbiamo visto è stato quello che loro hanno ripreso, registrato e fissato di tutti i percorsi di ogni singolo spettatore, che poi non era uno spettatore, era più che altro un partecipante. Per esempio gli MK hanno sviluppato il progetto Clima,
che diciamo, prevedeva anche in quel caso che coloro che arrivavano come spettatori a vedere il lavoro, diciamo, erano invitati a fare un micro corso di formazione che durava 10 minuti, nel quale veniva insegnato al partecipante una sequenza di danza e quindi su base volontaria, chiaramente lo spettatore partecipante che voleva vedere e partecipare il progetto Clima seguiva questo breve corso di 10 minuti, un quarto d'ora in cui veniva insegnata una sequenza di danza, dopodiché prima nei 10 minuti precedenti l'inizio di alcuni spettacoli che avevano una configurazione più convenzionale, gli spettatori che erano venuti a vedere quegli spettacoli di fatto vedevano gli altri spettatori partecipanti che eseguivano questa breve sequenza e niente, praticamente vedevano, non so, il marito, la compagna, l'amico, l'amica che erano andati insieme a teatro, ma alcuni avevano deciso di stare dall'altra parte e di partecipare, altri di rimanere dalla parte dello spettatore, quindi soltanto di essere appunto osservatori. Quindi il progetto Clima è stato questo sostanzialmente. Io, i progetti che sono nella fase poi sono serviti per elaborare Quelli che sono poi stati, ma per alcuni probabilmente sì, diciamo per alcuni probabilmente, però non necessariamente, no, non necessariamente, adesso non voglio fare l'elogio di Gabriele Lavia ovviamente, però lui da questo punto di vista è stato molto aperto, nel senso che ha lasciato gli artisti e le compagnie assolutamente liberi di produrre, di dare una continuità, di non darla. Non ha posto vincoli di nessun tipo da quel punto di vista, cioè probabilmente lui in quanto artista ha sentito l'esigenza proprio di dare la massima libertà agli artisti di fare le loro proposte, diciamo, non c'era nessuna condizione data, insomma, quindi. Di finanziamento è la vendita degli spettacoli. Poi gli MK dal 2010 hanno presentato, dopo 10 anni di diciamo, vita alternativa, diciamo così, hanno presentato la domanda alla prima istanza al Ministero, sono stati quindi riconosciuti come compagnia di danza e da allora ricevono un finanziamento da parte del Ministero. Però il famoso contributo. Ma quest'anno i contributi sono pubblicati sul sito del Ministero, quest'anno è arrivata a prendere un finanziamento di 34.000 euro, la stessa è stata questa. Diciamo che il finanziamento ministeriale però diciamo, non è un finanziamento a fondo perduto. Innanzitutto, mediamente, anche se questo non è mai ben esplicitato, finanziamento ministeriale di solito non, insomma, non va oltre un terzo di quello che è il bilancio, il fatturato. Quindi comunque la vendita degli spettacoli è fondamentale, cioè senza la vendita degli spettacoli non ci può essere una base di sostentamento. Oltre a questo c'è la ricerca appunto dei partner coproduttivi degli spettacoli, ma non sempre questo di fatto avviene perché ci sono stati anni in cui gli MK hanno avuto magari una coproduzione, un sostegno coproduttivo da parte di teatri stabili, anche importanti, ma che comunque è sempre un finanziamento che, diciamo,
diciamo, si aggira fra i 10 e i 20 mila euro, insomma, ma sicuramente poi quel finanziamento non copre il costo di un'intera produzione, perché per arrivare a produrre uno spettacolo pagando, diciamo, 5-6 artisti al minimo sindacale per un mese di lavoro, alla fine si spendono 50 mila euro, quindi... questi sono gli ordini di misura, insomma, questa è la realtà. Quindi per loro l'importanza, cioè, una volta che lo spettacolo è stato realizzato, è fondamentale che sia venduto. Poi chiaramente delle volte lo vendiamo anche sotto costo, perché è un aspetto importante, no? Cioè la vendita di uno spettacolo, cioè una volta esatto. che pianifichi, cioè una esatto. volta che hai creato lo spettacolo devi pianificare un prezzo di vendita esattamente. Che ha un massimo, esattamente. Un minimo e un sottominimo che spesso a volte... Esattamente, delle volte la necessità comunque di rispondere alle richieste che vengono fatte da quella che è la legislazione che regola i finanziamenti, cioè significa svolgere almeno un tot di giornate recitative, svolgere... avere in attivo almeno un minimo di giornate lavorative, cioè di giorni di lavoro pagate per le persone, implica anche il fatto che spesso bisogna magari andare a fare lo spettacolo ad un prezzo inferiore, no? Lo dobbiamo vendere sotto costo, però chiaramente quello significa, diciamo, aggiungere quei piccoli punti che servono per poi accedere al finanziamento ministeriale. Quindi il finanziamento ministeriale chiaramente è uno strumento che consente alle compagnie di avere stabilità, continuità, ma non può essere immaginato e non deve essere immaginato come un finanziamento a fondo perduto, perché se uno lo immagina così, chiaramente la gestione fallisce, cioè non arrivi. Quello è solamente, appunto la legge lo dice chiaro, il finanziamento ministeriale copre un deficit, cioè un disavanzo che la gestione annuale dell'attività comporta, in relazione anche al fatto che devi realizzare un tot di giornate lavorative, un tot di giornate di recitative, eccetera, eccetera. Ma diciamo, e questo deficit viene coperto, ma il deficit non può essere superiore a un... Cioè io non posso dire al Ministero c'ho un deficit di 30.000 euro e ho venduto spettacoli per 10.000, quindi il mio bilancio è di 40.000 euro, dove praticamente il Ministero mi sta coprendo tre quarti della mia attività. Cioè l'attività il finanziamento del Ministero può arrivare fino a coprirti al massimo un 30% della tua attività, al massimo. Perché ci sono tra l'altro dei parametri per accedere. Esatto, ed è calcolato, chiaramente per le compagnie di danza contemporanea poi ci sono dei parametri molto bassi rispetto alle compagnie di prosa tradizionali, alle compagnie che sono molto alte, o alle compagnie anche di teatro di ricerca, che comunque devono arrivare a dei parametri molto... Ed è proporzionato chiaramente all'ammontare degli oneri EMPALS che vengono versati dalla compagnia. Quindi nel momento in cui si accede ad un finanziamento ministeriale, la cosa più importante è lavorare assolutamente in chiaro, cioè una giornata lavorativa al nero di fatto è una perdita per la compagnia, perché se ti sembra di risparmiare la metà dei costi che devi sostenere, ma di fatto quella giornata non ti è riconosciuta, quindi è una spesa che tu sostieni, tra l'altro illegalmente, ma che non puoi farti riconoscere, quindi... Quali altri diritti? Cioè, a parte l'accesso ai finanziamenti, cosa altro porta la formazione, cioè essere inseriti come compagnia? Avere il riconoscimento al Ministero, intendi? Non riesco a... Quanti riconoscimenti al Ministero e quindi l'accesso ai finanziamenti?
Allora, formarsi giuridicamente, il discorso è molto ampio. La maggior parte delle strutture delle compagnie assumono la forma giuridica di associazione culturale, perché è la forma più leggera che, diciamo, si può... Sì, 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 certo, 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 sì, sì, sì. Mantenere quello che loro... Assolutamente. Cioè, non so se è ancora così, no? Cioè, la triennalità di... Allora, per accedere ai finanzi... Per poter presentare la prima domanda, cioè la cosiddetta prima istanza, devi aver svolto almeno 3 anni di attività. 3 anni di attività che devono avere una loro continuità, cioè non è che ti puoi presentare al Ministero dicendo io ho fatto 2 recite l'anno scorso, 3 recite 3 anni fa, insomma devi avere una tua continuità. Questa continuità appunto è il primo presupposto per il finanziamento, perché chiaramente poi il finanziamento ti chiede di fare almeno 30 recite, di fare almeno un tot di giornate lavorative, quindi significa almeno devi pagare gli artisti per un minimo di tempo, eccetera. E quindi il presupposto della continuità è fondamentale. Dopodiché, appunto, se hai questi requisiti di almeno 3 anni di attività, puoi richiedere il finanziamento, che di solito all'inizio è molto basso e poi chiaramente dipende dalla capacità della compagnia di svilupparlo, di farlo crescere. Però, appunto, diciamo, quello che purtroppo molto spesso io trovo, perché di compagnie che sono finanziate ne ho seguite diverse, è che viene inteso il finanziamento come un'erogazione a fondo perduto da parte del Ministero. In realtà il Ministero interviene sul disavanzo che ha quella compagnia, quindi significa, soprattutto nei primi 3 anni in cui si riceve il finanziamento, cioè i primi 3 anni sono quelli durante i quali non puoi chiedere l'anticipo del finanziamento, eccetera, significa che la compagnia, non so, si espone finanziariamente per la totalità di quello che è il bilancio che sta presentando al Ministero. Cioè, se io sto dicendo al Ministero: guarda, ho un bilancio di 100.000 euro perché voglio fare questo, questo e quest'altro, vendo gli spettacoli e ho apporti in coproduzione per 70.000 euro, quindi tu me ne dai 30. Ma significa, in realtà, i primi 3 anni significa esporsi finanziariamente per 100.000 euro. Significa anticipare, finanziariamente la totalità del tuo bilancio. Dopodiché, una volta che avrai presentato il consuntivo, eccetera, eccetera, ti viene data la quota che il Ministero ha stabilito per la tua compagnia. Quindi, diciamo, dopo aver fatto almeno 3 anni di attività, ci sono, e ammesso che si acceda al contributo ministeriale, ci sono altri 3 anni in cui le compagnie si espongono sostanzialmente a livello finanziario in maniera anche molto importante, molto molto importante, perché quel denaro esce realmente, perché significano retribuzioni alle persone, significano oneri EMPALS, significano F24, significano consulenti del lavoro, consulenti fiscali, che fatture che il fornitore nel 99% dei casi vuole pagate per dartele, non è che te le dà e poi le pagherò quando avrò il finanziamento ministeriale. Quindi, quali sono gli ammortizzatori, allora, che in qualche modo ti fanno attuare questo processo? Cioè, esiste qualcosa oltre le recite, cioè le repliche dello spettacolo? Allora, è chiaro che le compagnie possono mettere in atto diverse altre modalità di finanziamento. Chiaramente la prima, diciamo, che spesso, insomma, voi avrete anche sentito, è quella di effettuare poi un'attività formativa, no? Per gli MK è stato
diciamo, in qualche modo anche implicito, perché a Michele sono stati richiesti negli ultimi 5-6 anni, insomma è stato invitato dall'Accademia Nazionale di Danza, dalla Paolo Grassi, ma dal Teatro Stabile di Torino, da tante istituzioni è stato chiesto di svolgere delle attività di formazione, quindi lui ha insegnato. E chiaramente questo ha portato un beneficio economico, perché chiaramente oltre a vendere gli spettacoli c'è un'attività economica che si realizza, che contribuisce ad aumentare le entrate, i ricavi della compagnia e quindi a sviluppare quel fatturato poi necessario per arrivare a, appunto, chiudere il bilancio annuale. E questa, chiaramente, l'attività di formazione è tra le prime che le compagnie mettono in atto sostanzialmente, perché va un po' da sé, però non è che per tutti può essere questo, perché poi chiaramente, diciamo, non so, per Michele è stato così perché lui, diciamo, sono anche 15 anni che fa questo lavoro, che fa un tipo di lavoro come coreografo, e quindi ad un certo punto sono arrivate queste richieste, ma non le ha attivate lui, sono arrivate dall'esterno. Ha fatto un lavoro sull'individuo, su se stesso in qualche modo, cioè quel discorso che facevamo. Ma lui più che su se stesso, diciamo, ha un progetto molto chiaro in termini, diciamo, ideali, filosofici, diciamo, ha una linea di pensiero estremamente chiara che lo ha portato poi a realizzare degli spettacoli di danza di un certo tipo, che poi sì, su questo ci sarebbe anche da dire, perché anche lui ha un linguaggio estremamente complesso che non è facile. Michele Di Stefano, che è il direttore artistico e il coreografo della compagnia MK. Quindi, diciamo, il suo lavoro di coreografo è stato riconosciuto, quindi il tipo di lavoro e di approccio che lui ha con i danzatori, con gli artisti con i quali lavora, ha diciamo, poi messo in moto, ecco, un meccanismo che ha fruttato queste richieste di collaborazione, ma diciamo, in questi anni non è che Michele ha pensato di organizzare il laboratorio per, diciamo, farne un'attività economica per la compagnia, però in molti casi invece magari sono gli artisti che decidono di, o accanto all'attività di produzione, anche di sviluppare quella di formatori, perché c'è un potenziale mercato al quale possono attingere e quindi, diciamo, in quel modo possono sostenere anche l'attività di creazione e di produzione. Per Michele in questi ultimi anni non è stato così, diciamo, le richieste sono arrivate dalle istituzioni che gli hanno, appunto, lo hanno invitato a tenere dei corsi, e quindi tra virgolette siamo stati fortunati, però questo è arrivato alla fine di un percorso che dura, diciamo, anche più di, sono quasi più di 15 anni, insomma, non è arrivato. Esattamente, un lavoro di produzione. Quindi quel lavoro sugli artisti che lui fa è quello che poi gli è stato richiesto, insomma, di portare anche nelle sedi istituzionali come l'Accademia, come la Paolo Grassi, come le scuole di formazione dello Stabile di Torino ed altre, insomma, diverse altre istituzioni. Quindi, e poi, diciamo, anche lui negli ultimi anni ha anche realizzato questa attività di formazione nell'ambito, per esempio, di festival, no? Veniva, per esempio, ci sono stati molti festival come, non so, Milano Oltre ed altri che, diciamo, nelle loro strategie di sviluppo del pubblico, di sviluppo e formazione del pubblico, prevedevano che quando invitavano una compagnia a fare lo spettacolo, l'artista, diciamo, svolgesse anche un'attività di laboratorio
perché questo consentiva appunto di far entrare diciamo, i primi interlocutori possibili, potenziali spettatori in relazione con il suo lavoro da un punto di vista interno più che... L'ha fatto negli anni passati anche con Short Theater, sì sì, insomma ci sono state tante situazioni, Impression d'Afrique. Allora, Impression d'Afrique è stata un po' una crasi fra clima, quello che voi, non so se tu l'hai visto a Short Theater, è stata un po' appunto una fusione fra quello che era il progetto di clima e il progetto Impression d'Afrique. Perché clima è stato espanso, quindi no, la formazione non era soltanto rivolta allo spettatore partecipante, non durava 10 minuti con l'obiettivo appunto di insegnare una breve sequenza che poi veniva mostrata al pubblico tout court, capito? Ma si è trasformato in un percorso di 3 giorni al quale hanno partecipato sia dei professionisti ma anche non dei professionisti, che hanno lavorato di fatto 3 giorni e che poi sono stati integrati all'interno del corpo del corpus di Impression d'Afrique, capito? Impression d'Afrique, quindi sono... L'Impression d'Afrique sono diciamo 5 danzatori, però per Short Theater c'era stato chiesto di fare un lavoro anche sul appunto di laboratorio e quindi diciamo, sono state messe insieme queste due attività. Ti è piaciuto? Beh, mi fa piacere. Sì. D'autore. Sì. Sì, sì, sì. Tranquillo. Quanto conviene? Io devo e una tecnologia originale che la dovresti scrivere. Non bisogna desiderare come artista o come No, allora la scrizione alla SIAE la fa la persona fisica, l'artista. Non ci sono. Allora, poi per il cinema è diverso perché i diritti di creazione ce li ha e di produzione ce li ha il produttore cinematografico, ma nell'ambito dello spettacolo dal vivo ce l'hanno le persone fisiche, quindi il coreografo, lo scrittore, anche lo scenografo, il drammaturgo, ma non ce l'ha l'ente. Un soggetto giuridico non è che deposita i propri diritti. Insomma. Ok, quindi la fisica alla SIAE. Sì, c'è un costo fisso annuo che in parte viene pagato se, diciamo, se l'autore viene molto rappresentato, viene pagato in parte dai diritti che matura, diciamo, no, derivanti dalla vendita dei biglietti. Se no, chiaramente, se non c'è sfruttamento economico, è l'autore che continua a pagare l'iscrizione alla SIAE. Quindi, chiaro che anche lì va fatta una valutazione, perché se uno sa che fa uno spettacolo 2 volte e poi probabilmente non avrà un seguito, diciamo, è chiaro che probabilmente non conviene iscriversi come autore, perché chiaramente poi significa l'anno successivo pagare 200 e tante euro, insomma, ogni anno quello che è, sicuramente, insomma. Però se uno la vede soltanto da questo punto di vista, chiaramente non conviene. Cioè, iscriversi alla SIAE significa, diciamo, tutelare il proprio lavoro ideativo. Quindi, cioè, se si sceglie di tutelare il proprio lavoro ideativo, il proprio lavoro creativo, il proprio lavoro intellettuale, allora ha senso iscriversi alla SIAE. Ma se
non si intende, non si fa questo tipo di scelta, chiaramente non conviene economicamente, cioè questo è chiaro, però la scelta secondo me non la devi fare dal punto di vista economico, i 200 euro, è una scelta proprio anche... una scelta di campo, cioè intendo tutelare questo, credo nella tutela del diritto d'autore, cioè del diritto del lavoro intellettuale, oppure non mi interessa, questa è la domanda che un artista si deve fare sostanzialmente, perché sennò è chiaro che si entra all'interno di una macchina che è purtroppo, cioè è anche... In alcuni contesti può diventare una macchina mangia soldi che ti stritola, perché poi facciamo attenzione, nel momento in cui un artista decide di tutelare la propria opera, la tutela qualsiasi cosa va a ideare e va a creare, non può scegliere di tutelare una cosa e di non tutelarne un'altra, dice questo lo tutelo perché, e quest'altro invece no. Nel momento in cui fai quel tipo di scelta tuteli tutta la tua opera intellettuale, e quindi poi bisogna stare all'interno di quelle regole lì, insomma, chiaramente, insomma. Perché devo parlare? Io devo parlare con il microfono. Una domanda che mi è venuta in mente prima, parlavamo di perdutamente. Ok, Lavi ha avuto questa idea bellissima, ma è stato lui a dire, a chiamarvi, a chiamare, non so chi, a dire ok, voglio farlo, oppure comunque c'era un discorso, una riflessione attiva da un po' di tempo sugli spazi, sui ruoli, le posizioni di queste compagnie di Roma, questi artisti. Una riflessione sì, da parte di Lavi e del Teatro di Roma? Di Lavi e del Teatro di Roma, un dialogo ovviamente con le varie realtà, o se ne è uscito proprio così? No, diciamo che la funzione che a Roma ha svolto, diciamo, innanzitutto partiamo da un luogo fisico che è stato il Teatro India, che adesso purtroppo è chiuso per lavori, per restauri, eccetera, eccetera, quindi quest'anno non funziona. Il Teatro India, non so, la maggior parte di voi probabilmente lo sa, è stato voluto da... Quanti ce ne ho? No? Il Teatro India è stato voluto nel 2000 da Mario Martone come uno spazio appunto da dedicare alla contemporaneità, era uno spazio di archeologia industriale recuperato, uno spazio che non è un teatro all'italiana, quindi uno spazio all'interno del quale si può lavorare in maniera anche non convenzionale, e chiaramente poi nel tempo sono state ricavate due sale, eccetera, eccetera, sono stati fatti tanti lavori e quant'altro, da quando, diciamo, sostanzialmente il comune ha accettato l'idea di Martone di recuperare quello spazio, così quello spazio doveva essere dedicato appunto alla produzione contemporanea, quindi quella funzione l'ha sempre dovuta svolgere. Poi, vabbè, Martone andò via, venne Albertazzi ed è diventato uno spazio nel quale ogni settimana sostanzialmente veniva programmata una compagnia, e c'è passata, non lo so, i tre quarti d'Italia, e delle giovani compagnie ci sono passate, perché appunto il Teatro di Roma in quegli anni ha pensato, a mio parere, di svolgere appunto la funzione di sostegno alla, quantomeno alla drammaturgia contemporanea, consentendo a tutti, no, almeno una settimana in cui andavi lì e facevi il tuo spettacolo, quindi nel bene o nel male c'è stato spazio per tantissime realtà e compagnie, insomma. Chiaramente che fossero minimamente già un po' strutturate, che, diciamo, difficilmente è stato fatto un lavoro, cioè non è mai stato fatto un lavoro sugli artisti emergenti, quelli che iniziano
un percorso di tipo professionale, quindi quelle compagnie anche minimamente strutturate che avevano una proposta sono state proprio programmate e quindi diciamo così, a mio parere il Teatro di Roma in quegli anni ha inteso svolgere questa funzione di sostegno alla drammaturgia contemporanea in questo modo. Poi è arrivato l'Avia e non so, cioè, non so sinceramente quali sono i pensieri che lo hanno così animato, ma ritengo che ci sia stato all'interno del consiglio di amministrazione sicuramente chi ha fortemente voluto che ci fosse un progetto di apertura e probabilmente lui ha avuto l'intelligenza di accogliere questa proposta e appunto di non chiedere, di non dire ti do 6.000 euro, stai una settimana, fai le tue 5-6 repliche, capito, e ti programmo con 18 compagnie, alla fine i tuoi 2 mesi di rappresentazione le buttate lì, eccetera, eccetera. Ma ha avuto l'intelligenza probabilmente di accogliere un progetto che forse gli è stato richiesto appunto da alcuni membri del consiglio di amministrazione che gli hanno detto facciamo un progetto completamente aperto, un progetto che non necessariamente deve portare appunto 6 repliche a compagnia che poi si fa una fatica immensa a promuovere sul territorio romano, perché per quanto grande sia Roma alla fine per riempire i 200 posti che ha che hanno le sale di India, non si sa che tipo di energie in ambito promozionale bisogna mettere in campo, perché diciamo non ce la si fa, insomma. Quindi niente, io penso che appunto lui è stato intelligente da quel punto di vista da accogliere questa proposta e da svilupparla in questa maniera completamente nuova, perché la sua richiesta è abitate questo spazio, potete stare all'interno di questo spazio, lo potete usare come ritenete opportuno usarlo e diciamo, proponete il risultato che ritenete opportuno proporre, insomma. Per cui diciamo, soltanto dopo 2 mesi che si stava là dentro a ragionare così sono uscite fuori delle proposte che potevano essere configurate come appunto una proposta da aprire all'esterno, cioè da aprire al territorio. Però diciamo, i primi 2 mesi sono stati durissimi di confronto continuo, che si farà, nessuno sapeva neanche il nome con il quale presentare il progetto. Perché lui inizialmente aveva detto io l'unica cosa che vi dico è che sto ragionando sul tema della perdita e mi piacerebbe che le vostre proposte si confrontassero con il tema della perdita, punto. Da lì poi è nato il famoso Perdutamente, che è diventato il titolo. Lui è venuto. Diciamo, è stato molto presente. Cioè presente, è stato un Argentino. È stato un Argentino. Cioè, la voce che io non lo so quando giocato Ma guarda, probabilmente è stato anche un contentino, cioè non è che bisogna farsi troppe illusioni, insomma. Detto questo, comunque è stato un progetto coraggioso. E quindi, cioè, un progetto coraggioso, un progetto che altri prima di lui non hanno mai fatto, insomma. E quindi, ma possono essere entrambe le cose, insomma. Fatto sta che comunque poi si è realizzato così e Grazie.
vengono chiamate proprio a confrontarsi in un mondo che forse è intanto da quello che non può fare da parte di un caro. Sì, 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 io personalmente quello che vedo è che non c'è. Beh, inevitabile, nel senso che c'è talmente tanta offerta da questo punto di vista, ci sono talmente tante istanze da parte degli artisti che chiedono spazi, chiedono risorse, che chiaramente le istituzioni devono confrontarsi. Poi secondo me non lo fanno mai adeguatamente, non lo fanno soprattutto in maniera appunto sistematica, con una visione di sistema che consenta effettivamente poi agli artisti di andare avanti. L'esperienza che oggi ci raccontava Carlo è quella, cioè loro arrivano oggi a questi risultati, ma dopo 10 anni, 15 anni, 30 anni che esiste quel festival, e circa 15 anni di lavoro sul territorio pensato in un certo modo, perché probabilmente 10 anni fa di opere estate nessuno diciamo aveva la consapevolezza che abbiamo oggi. Quindi se non c'è continuità, se non c'è una visione di sistema che dovrebbero dare le istituzioni, chiaramente secondo me non c'è crescita, non c'è futuro, perché non, appunto, oggi facciamo un progetto qui perché abbiamo trovato delle risorse qui, domani lo facciamo da un'altra parte, ma diciamo, o sta all'abilità degli artisti di costituirsi in una forma che gli consenta di trovare una continuità, oppure si vive sempre nell'estemporaneità delle situazioni che troviamo, e quindi non riusciremo, non si potrà mai costruire effettivamente qualcosa, insomma. Questo per me è abbastanza chiaro, nel senso che solo coloro che riescono appunto a strutturarsi e a mettere insieme un cammino possono sopravvivere. Però è chiaro che l'investimento è enorme, che deve essere fatto da parte degli artisti dal punto di vista di partenza iniziale. Senza quell'investimento non ci può essere un futuro, insomma. L'importante è strutturare quell'investimento non casualmente, ma con degli obiettivi precisi e con delle valutazioni precise a livello economico, perché sennò poi dopo non si sta in piedi, insomma. Cioè non è il mercato che sostiene, a me pare questo, da quello che ho sentito, cioè non è il mercato puro che sostiene l'arte del teatro. Ma il mercato puro non c'è, nell'ambito soprattutto della produzione contemporanea. Questo ambito, diciamo, artistico, non è.
No, ma infatti l'intervento finanziario pubblico deve appunto andare a sopperire quello che non ce la fa, quello che il mercato non riesce a fare, perché comunque si svolge una funzione importante, no? di appunto non solo a livello sociale ma anche culturale. Quindi questo io sono d'accordo, la questione però è dal punto di vista dell'artista che deve trovare una continuità. Se l'artista non riesce a sviluppare un progetto sostenibile, oggi lo fa un progetto, ma domani non lo farà, domani dovrà andare a fare il cameriere per vivere. Quindi diciamo, è dal punto, il pubblico, lo Stato, il Comune, gli enti locali, eccetera, eccetera, oggi finanzieranno il suo progetto, domani possono finanziare quello di un altro, e comunque finanziano i progetti e comunque diciamo, svolgeranno la loro funzione. Ma come fa l'artista a trovare una continuità? Perché senza quella continuità poi non c'è crescita, neanche artistica. Quindi è prima di tutto è l'artista che deve pensare a rendere sostenibile il proprio lavoro, cioè cercando il sostegno dei finanziamenti pubblici, ma anche cercando di sviluppare i progetti in modo tale che nel tempo siano sostenibili. Se non fa questo, oggi ha fatto uno spettacolo, domani non riesce più a farlo. Cioè, questo è chiaro, per me è abbastanza chiaro, seguendo prevalentemente gli artisti, stando dalla parte degli artisti e delle compagnie che vogliono dotarsi di una continuità e che non riescono a farlo perché appunto diciamo, non fanno bene i conti. Sì, poi il mercato è un mercato fasullo, perché diciamo, la maggior parte degli cioè i allora il pubblico finanzia la produzione, finanzia la distribuzione attraverso i circuiti, eccetera, finanzia i festival, finanzia i progetti speciali. Non ci sono settori dell'attività di pubblico spettacolo che non sono finanziati, a meno che non parliamo di produzioni che hanno un altro proprio tipo di impostazione, che sono i grandi musical. Eppure, voglio dire, anche lì il finanziamento ministeriale in tanti casi arriva, no? Anche il Teatro Sistina prende il finanziamento ministeriale, eppure propone un tipo di spettacoli che rendono economicamente moltissimo, perché si va e si paga, cioè ci sono 1000 posti, vende tutti e santi 1000 biglietti e lo paghi 30-40 euro il biglietto per entrare al Teatro Sistina. Eppure anche lì diciamo occorre il finanziamento ministeriale, perché i costi di produzione di quel tipo di spettacoli comunque sono elevatissimi. Cioè non c'è il mercato di fatto. Cioè, quello inteso come il privato che si tira fuori i soldi privati. Non è un mercato puro. Perché sì, i fondi nella stessa realtà, io seguo anche altri start-up, ma la possibilità che si intende è una cosa un po' diversa. Sì. Vabbè, io mi sono limitata a quello che è il ciclo produttivo, che poi qui lo abbiamo veramente, non è che l'abbiamo analizzato nello specifico, cioè, poi ci stanno gli schemi di calcolo molto precisi, però non vi voglio annoiare con le percentuali EMPALS, ma se volete diciamo poi gli appunti. Sì. Ve li mando, dopodiché proprio vi viene subito, mi sentite male, perché diciamo, sono delle cose anche molto noiose, però sì, certo. Magari certo. Si può andare a provare che non
Certo, gli schemi di calcolo sono fondamentali, perché uno si mette lì e calcola al centesimo, chiaramente si fanno poi, diciamo, come si suol dire, si fanno i bilanci preventivi, dopodiché il bilancio viene monitorato in itinere costantemente con le uscite, l'andamento della produzione che si sta svolgendo, se si stanno rispettando i tempi previsti per arrivare al risultato, eccetera eccetera. Dopodiché diciamo si tirano le somme e si vede se effettivamente ciò che è stato preventivato è stato fatto, o se non è servito usare maggiori risorse, insomma, cosa che se non si fa un buon bilancio preventivo nel 99% dei casi poi dopo i soldi non bastano mai, insomma, basta aumentare un giorno di prove e ecco lì che si va fuori. Infatti, diciamo, io per vari anni ho fatto il direttore di produzione, diciamo, la prima cosa che devi prevedere è il budget per gli imprevisti, perché gli imprevisti sono sempre previsti, cioè se c'è una cosa che uno deve prevedere nella gestione di una produzione sono gli imprevisti, per cui, e questo, diciamo, insomma, io ho seguito le produzioni di, insomma, anche molto grandi, ho lavorato per diversi anni con Barberio Corsetti, con Ronconi, quindi lì parliamo di bilanci enormi, cioè economicamente molto 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 importanti, dove basta appunto spostare un giorno di prove per 30 persone che significano migliaia di euro che escono in più e che quindi non è possibile, o un'ora di straordinario delle maestranze che significano migliaia di euro che escono in più, e quindi devi stare dentro quei parametri, perché se no, mancano i soldi alla fine dei conti, quindi fare un piano di produzione molto preciso è proprio la primissima cosa, e controllare giorno per giorno l'andamento della produzione e le spese relative è l'unica cosa che ti consente di arrivare e di aver previsto appunto sicuramente una quota economica per gli imprevisti, è l'unica cosa che ti consente di arrivare sano e salvo quantomeno al debutto, insomma. Quantomeno. Ma sì, no, certo, perché a me per esempio. No, nel senso, per esempio, quando io ho lavorato con Barberio Corsetti, allora Barberio Corsetti sono stati gli anni in cui abbiamo lavorato con le produzioni di circo contemporaneo, per cui poi dopo, allora, bisognava anche prevedere che tipo di spettacolo ne sarebbe venuto fuori, per quanto lui aveva bisogno di essere artisticamente lasciato completamente libero, per cui era molto difficile predeterminare il risultato, no? Perché, diciamo, una prerogativa del suo lavoro era quella di non sapere quale sarebbe stato il risultato che avrebbe raggiunto, eppure nel momento in cui lavori con 30 persone in scena, 50 persone in tutto tra tecnici, organizzativi, eccetera eccetera, devi sapere se, diciamo, a livello, non so, dico la stupidaggine, a livello scenotecnico decidi di utilizzare un ponte aereo che prevede la presenza di ogni volta di un collaudo statico da parte dell'ingegnere, se no tu non ci puoi far salire neanche un attore. Allora, se poi questo ponte diventa tre ponti o diventa, non so, un'altra cosa, chiaramente tu non hai le risorse per andare in scena dopo il debutto, e quindi, diciamo, nonostante che lui fosse, appunto, avesse la necessità di essere completamente libero artisticamente, eppure bisognava stare dentro determinati binari, e a un certo momento andavano posti dei limiti, perché sennò appunto non c'erano le risorse economiche che rendevano sostenibile quella produzione, e
Poi non c'erano neanche quelle che rendevano sostenibile la distribuzione di quello spettacolo, per cui poi ci sono delle cose che uno deve predeterminare prima e fare delle scelte e stare dentro determinati limiti che si è posto, perché altrimenti non poi non c'è sviluppo, poi dopo si blocca, si ferma la macchina e vanno tutti a casa sostanzialmente, con una perdita enorme per chi svolge la funzione di produttore. Ciao, eccoci, buonasera. Va bene, con questo io vi ringrazio. Poi, allora, per quanto riguarda diciamo delle, appunto, gli schemi di calcolo, magari li trasmetto a Isabella e poi ve li faccio avere. E poi, insomma, grazie a voi di avermi ascoltata pazientemente.